Vorrei utilizzare questo intervento per spiegare alcune delle cose che fa l'autorità antitrust, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. A cosa serve e perché è importante che in un ordinamento, in un sistema, ci sia un'autorità a tutela della concorrenza, che tuteli il corretto funzionamento del mercato e che faciliti sia la crescita che l'innovazione. Uno dei principali compiti dell'autorità antitrust è quello di accertare gli illeciti e sanzionarli. E gli illeciti sono le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante. Le sanzioni sono anche sanzioni importanti. Basti pensare che nel solo 2016 l'autorità ha irrogato sanzioni per questa tipologia di illeciti per un importo superiore a 250 milioni di euro. Questo ha un effetto di deterrenza specifica, sanzionando quelle imprese eviteranno di reiterare condotte vietate che fanno danno ai consumatori, e sia deterrenza generale, perché tutte le imprese sanno che se agiscono in modo anticoncorrenziale vanno incontro a pesanti multe. Ora, un'applicazione rigorosa del diritto antitrust, compreso il suo apparato sanzionatorio, è di estrema importanza per garantire la libera concorrenza, per una serie di ragioni. Una ragione è che stimola l'innovazione. L'innovazione è uno dei motori della crescita, è il tratto qualificante dell'economia e mercato, la capacità di produrre innovazioni, e crea un meccanismo virtuoso di concorrenza dinamica in cui le imprese gareggiano per avere innovazioni, e questo porta a crescita e benefici per il consumatore. Un altro aspetto è che la concorrenza impedisce il proliferare delle rendite. Sappiamo quanto in Italia vi è un sistema di rendite di posizione che ostacola la competizione basata sul merito. E tutto questo, le rendite, diciamo, non creano nuova ricchezza e anzi sottraggono al sistema una quota di risorse. La concorrenza invece facilita proprio la competizione basata sul merito. Infine, la concorrenza contrasta anche gli eccessi di diseguaglianza, perché proprio limitando i privilegi basati sulle posizioni di rendita, ostacola la concentrazione della ricchezza verso l'alto della struttura sociale. La lotta alla diseguaglianza non è un tradizionale compito dell'autorità antitrust, vi sono altri strumenti di politica fiscale, di politica redistributiva. Però anche un'autorità antitrust, nello stabilire la propria priorità, può dare appunto priorità a quei casi che contribuiscono a eliminare le diseguaglianze, il cui accertamento e sanzione contribuisce a limitare le diseguaglianze. E questo, quanto fatto negli ultimi anni l'autorità garante della concorrenza e del mercato, va in questa direzione. Alcuni esempi. Sono stati numerosi gli interventi nel campo farmaceutico. Nel 2014 l'autorità accertò un'intesa restrittiva della concorrenza nei mercati di farmaci destinati a determinate patologie della cura dell'occhio e accertato un'intesa che era diretta a ostacolare un farmaco meno costoso per privilegiare un farmaco che costava 50 volte di più. E quindi aveva l'effetto sia di creare un maggiore sborso per il Servizio Sanitario Nazionale, sia proprio per l'accesso alle cure da parte dei pazienti. In un altro caso, l'intesa ha sanzionato un abuso di posizione dominante che consisteva nell'aver, da parte di un'impresa che era appunto in posizione dominante, fatto pressione e ottenuto incrementi di prezzo per un farmaco salvavita che andavano fino al 1500%. Ora, questi sono esempi di un'azione dell'autorità antitrust volta a contrastare condotte idonee non a contrastare diseguaglianze qualsiasi, ma quelle diseguaglianze nell'accesso alle cure sanitarie a costi sostenibili che colpiscono uno dei maggiori valori di rilievo costituzionale, il diritto alla salute. Eguale importanza la diamo anche in altri settori, solo a titolo esemplificativo, le condotte collusive delle imprese nelle gare pubbliche vengono da noi indagate e sanzionate. E l'effetto non è solo quello di garantire la concorrenza, una sana concorrenza nelle gare pubbliche, che è anche importante, ma anche di creare risparmi di risorse, perché le collusioni creano anche questo un maggiore sborso per l'erario. In conclusione, possiamo dire che la concorrenza ha un ruolo essenziale per accrescere l'efficienza dei mercati e per creare il benessere collettivo di tutti i consumatori. Essa rappresenta la via maestra verso l'innovazione, verso la crescita economica e penso sia compito di un'autorità garante della concorrenza e del mercato accrescere la consapevolezza di questa importanza,
contribuire a porre le basi per un terreno fertile, anche dal punto di vista normativo, per una sana competizione basata sul merito.